Ieri sera 4 maggio, evento Corona al Targa a Caltanissetta, presentazione alla stampa ed esposizione di due vetture. Vettura dell'equipaggio nisseno La Rocca Fabrizio Palermo Claudio, presenti alla 100ª Targa Florio su Mitsubishi Evo per gruppo R4, official sponsor Corona Wine Bar. Equipaggio che vanta il successo di un totale di 6 assoluti e diversi podi nelle gare rally, ultima presenza insieme nel rally di Caltanissetta del 2009, chiuso con un secondo posto assoluto. La vettura con cui si presenteranno ai nastri di partenza risulta tra le più performanti nella categoria Gruppo R in tutto il territorio nazionale, con oltre 350 cavalli. La vettura 2 è sponsorizzata come Corona Café ed è una Peugeot 106 Gruppo A Kit. L'equipaggio Giarratana Lipani corre con i colori del Motor Team Nisseno. Siamo con lo staff del Corona, con il presidente e il vicepresidente, davvero una gran bella soddisfazione, due equipaggi pronti per la 100ª edizione della Targa Florio, anche una soddisfazione da parte vostra dal punto di vista sportivo. Infatti noi abbiamo accolto con piacere questa richiesta di questi amici e siccome crediamo nello sport, quindi siamo stati ben felici di contribuire a questa manifestazione, quindi all'allestimento di questo equipaggio. Ma noi siamo stati sempre presenti comunque nell'ambito del finanziamento, anche se in minima parte, delle squadre di calcio, di tutte le manifestazioni possibili e immaginabili. Non abbiamo mai detto di no a nessuno, quindi siamo presenti nel campo dello sport soprattutto. Due anni fa abbiamo avuto qui ospite la Red Bull direttamente e qui è stata una serata che ha visto molta partecipazione da parte delle persone nisseni. Noi ancora una volta abbiamo voluto essere presenti nelle iniziative del Nisseno. Siamo una società nissena e ci affermiamo ancora oggi ancora di più. Abbiamo voluto sponsorizzare queste due macchine perché si trattava del centenario della Targa Florio e abbiamo raddoppiato con due macchine, tutte e due penso che faranno bella figura e ci faranno fare bella figura. Soprattutto quello che auguriamo noi alle macchine è di arrivare, come mi è stato spiegato dagli stessi piloti, la cosa più importante è, una volta partiti, poter arrivare al traguardo, poi la posizione importa relativamente. Siamo con il duo La Rocca Palermo pronti per questo centenario della Targa Florio assieme a questa bellissima Mitsubishi. Ma diciamo che pronti non è proprio pronti. Comunque la macchina la proveremo domani o al massimo venerdì mattina. È una macchina nuova, totalmente nuova, perché appartiene al gruppo R, mondo del cambio sequenziale, poi è molto più leggera da quello con cui ho vinto il rally di Caltanissetta, che era una gruppo N, una macchina più performante. Ci proveremo, vediamo. Noi faremo il campionato regionale di ben 96 partenti e diciamo che ce la possiamo giocare, vedremo. Oggi avete presentato davanti a questa bellissima struttura che vi fa anche da sponsor questa macchina, tanti gli appassionati, tanti gli amici, cosa si dice, qual è la tua sensazione anche parlando tra i tuoi sostenitori, tra i vostri sostenitori? Ma i fan diciamo che ci sperano pure, io ci spero molto perché l'abbiamo preparata bene da molto tempo che ci penso, perché la 100ª edizione non me la potevo perdere. Vediamo, non mi sbilancio, poi sabato sera tireremo i conti. La strada farà il suo verdetto. Siamo con il navigatore Claudio Palermo, davvero una gran bella soddisfazione partecipare alla 100ª edizione della Targa Florio, quindi quali sono le tue sensazioni a caldo? Ma per me è quasi un sogno, a parte ritornare a correre con Fabrizio dopo 5 anni di mia inattività e fare la 100ª Targa Florio per un siciliano, secondo me è abbastanza gratificante. Quindi siamo lì, ci proviamo, prima di tutto a divertirci, poi ci mettiamo il casco e si corre, quindi va bene, il resto vediamo, speriamo bene. Tante le novità all'interno di questa macchina, l'autorizzazione da parte della FIA, come esempio il cambio sequenziale, quindi chiaramente questa macchina diventa ancora più performante, fuori di dubbio. Sì, ma Fabrizio sarà in grado di tenerla a punto giusto, ne sono sicuro.
Quali sono, Fabrizio, ritornando nuovamente al pilota, le prove che temi di più, le prove più particolari dove metterai più sotto stress questa vettura? Ma essendo una targa Florio, le prove sono tutte impegnative. E sono molto 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 valide. E non c'è una prova secondo me più determinante dell'altra. Vediamo le previsioni, ad oggi dovrebbe pure piovere, perciò la cosa si complica ancora di più. Vediamo quello che succederà.